L'altra sera a Riva del Garda è stato celebrato il 40° anniversario del Rione 2 Giugno, un appuntamento organizzato da Giordano Michelotti, che ha voluto invitare i propri vicini di lunga data per un momento conviviale e di ricordo dei 4 decenni fa, quando iniziò l'avventura della cooperativa del Rione. Le prime cooperative edilizie sorte in quegli anni furono proprio la Don Gino Lorenzi, la Martiri 28 Giugno, Casa Nostra, la Cooperativa Azzurra e Santa Barbara, cooperative che hanno permesso a molti degli attuali abitanti del Rione di poter beneficiare di case di proprietà. La festa si è svolta al ristorante Bottesi dell'Hotel Virgilio, con brindisi e cena per una 60ina di partecipanti. Sentiamo le interviste. Più che da me, penso che sia nata prima, sia nata nel fare il piano di fabbrica di Riva, credo dal commissario Pontalti. Dopo l'amministrazione Egidio Molinari c'è stato il commissario Pontalti, credo che nel fare il piano hanno inserito. Io ho trovato inserito, non è un'idea mia, non bisogna mai mettersi idee che non si hanno avuto. E quindi l'abbiamo sviluppato anche facendo, dovendo subire soprattutto le volumetrie che imponeva la provincia. Difatti mio figlio ogni tanto diceva: vado lì ai casoni, non dirgli che era tuo papà sindaco, però o si accettavano quelle volumetrie e se no il PEP non poteva piarsi. Poi ci sono affiancate le cooperative, di cui c'è qui il nostro Sansoni, che hanno, diciamo, completato il tessuto del quartiere. Le difficoltà politiche no, è più che altro di carattere realizzativo, perché bisognava accettare le caratteristiche, le volumetrie che aveva un po' imposto la provincia, perché se no dirottavano le risorse finanziarie a altri comuni. Per esempio a Mori hanno fatto gli stessi casoni, però li hanno fatti più bassi. Questi qua, quei TEA, e quindi si inserivano meglio nell'ambiente, i nostri sono più alti e vabbè. Ovviamente le 44 anni che sono presidente di questa cooperativa, e dall'intervista di Santi chiaramente non è emerso tutto quello che l'onore che devo e dobbiamo dare giustamente a Santi come sindaco e alla sua giunta, perché ha avuto il coraggio di espropriare 17 ettari di terreno con qualche malumore naturalmente dei proprietari, fra i quali anche Bottesi che stasera ci ospita, però comunque dopo l'entusiasmo di avere una casa, le cooperative si sono date da fare e hanno costruito molto molto bene naturalmente. E perché la validità della cooperazione? La cooperativa si inserisce fra le forze economiche con le proprie strutture e sapendo coniugare l'esigenza di farsi una casa con quella della solidarietà. Chiaramente abbiamo, credo, fatto il nostro dovere, però il dovere principale è stato ancora la Giunta Santi e Odorizzi successivamente, che ha dato la possibilità di modificare anche il piano, rendendolo più piacevole di quel che era previsto sin dall'inizio. Insomma. Le difficoltà per la costruzione non erano molte, perché allora, naturalmente, diversamente da adesso, e anche le famiglie aiutavano chi voleva farsi una casa, il lavoro era naturalmente solido, si sapeva che si poteva contare su mutui anche a lungo termine, e è stato quasi più facile fare le case che fondare la società all'inizio, perché la società non si sapeva come sarebbe dovuta evolvere, però nell'ignoranza, guardo nel mio caso, è stato che era determinante a proseguire, insomma. Voglio ringraziare il sindaco, ex sindaco Regione Bruno Santi, perché è stato veramente un onore, anche perché ho avuto l'onore di essere in consiglio comunale quando nella sua gestione. Quindi questa sera, ricordandosi delle serate che abbiamo fatto in comune, per interesse dei nostri cittadini, ha voluto delegarmi. Dall'amministrazione dell'epoca. Lui è delegato a rappresentare l'ex sindaco
ex consigliere, quell'amministrazione, va bene? Questa sera è veramente una sera che del quarantesimo ho pensato che sia opportuno, essendo il quarantesimo anno della fondazione del quartiere 2 giugno, di apportare veramente tutta la gente qui all'Hotel Bottesi, perché veramente è un posto caldo anche questo qui, e le nostre persone, i nostri amici, i nostri condomini sono veramente caldi e sono felici di essere qui con me.